Ehi, sei un esperto di marchi? Scegli il logo corretto e otterrai un punto per ogni risposta giusta. Entrambe le mele sono mangiate a metà, ma qual è quella del famoso marchio? Ah, capisco. D'ora in poi anche io mangerò le mele su quel lato. Riesci a capire qual è il logo della NASA? Ah, niente giallo intorno al globo blu, capito? Il famoso uccellino, ma qual è? Già, perché quello a sinistra sembra troppo paffuto. Sai che aspetto ha il logo del Rolex? Questa corona sembra più appropriata. Il coccodrillo a sinistra o quello a destra? Questo è il dilemma. Esatto, del resto anche a me sembrava che il coccodrillo a sinistra fosse troppo puntinato. Sono sicuro che questo lo risolverai in un batter d'occhio. Beh, ovviamente il vero logo di Adidas è a sinistra. Non ti darò alcun suggerimento, ma conosco la risposta. Na 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 na. Te l'ho detto? Ah, questa è dura. Vado a controllare nel mio guardaroba, o forse come barare. Sì, il felino di Puma salta verso sinistra. Ah, buono a sapersi. Qualcosa non va con uno di questi loghi, ma devi capirlo da solo. Sì, Citroën ha due, non tre frecce rivolte verso l'alto. Ah, questo è semplice. Non avevo dubbi. Immagino che tu debba fare il bucato da solo per conoscere il logo di questo detersivo. Che dici? Quindi verde in alto, rosso in basso, capito? Quale logo sembra più familiare? La famosa casa automobilistica ha optato per il primo logo. Entrambi mi sembrano a posto, ma qual è? Meno rosso, più blu, capisco. Livello complicato. Peccato perché sono uno da te. Sì, anche a me sembrava più familiare. Beh, non sono un esperto di gas e petrolio, ma forse conosco la risposta. Avevo ragione. Questo è veramente complicato. Ora so che aspetto ha il logo della mia pizzeria preferita. Sai quale famosa azienda di elettronica ha questo logo? Ah!
Ah, hai indovinato! La differenza qui è davvero minima, ma uno di loro è sbagliato. Quello a sinistra rappresenta il produttore di computer e software di fama mondiale. Coca-Cola o Coca-Cola? La risposta è Coca-Cola. Stavo solo scherzando, il primo logo è quello corretto. Deliziosi? Sono sicuro che lo capirai. Oh, pensavo che questo logo fosse più ondulato. Ora scopriremo quanto spesso guardi MTV. Beh, io lo guardo abbastanza spesso. a me sembrano uguali. Oh, ora vedo la differenza, ma è troppo tardi. Rosso bianco blu versus rosso bianco blu. Scelta difficile. Se hai scelto il logo a sinistra, hai perfettamente ragione. Non sono tanto sicuro. Conosci la risposta? Sapevo che il logo a destra era quello giusto. E ora parliamo di social media. Chi l'avrebbe mai detto? Non sono uno da Instagram. Ah, dovrei conoscere questo logo perché utilizzo questo servizio abbastanza spesso. È quello a sinistra. Livello strabiliante. Wow, non scherzi quando dici strabiliante. Ok, il logo giusto si destreggia a sinistra. L'hai capita? Ti piace realizzare e condividere brevi video? Allora devi sapere quale dei loghi TikTok è quello giusto. Hai scelto quello a sinistra? Allora l'hai azzeccato. Quanto spesso mangi hamburger? Controlliamo. Pare che io ne debba mangiare di più. Oh no, di nuovo i colori! Wow, questa è stata dura. Vuoi dire che dovevo ricordare il colore del papillon? A quanto pare sono bravo a distinguere i colori. La tua ipotesi era corretta? Sono stato a Subway centinaia di volte. Non avrei mai saputo che il logo potesse essere così difficile. Quello a destra. La mia intuizione non mi ha deluso. E ora vuoi che scelga tra due blu? Tosto. Prima il blu più scuro, poi quello più chiaro. Questo è il logo giusto. Mi prende in giro. Il logo a destra sembrava più familiare e non c'è da stupirsi, è quello corretto. Aspetta, ma sono diversi?
Ah, capisco. Hanno deciso di rendere le antenne del robot più semplici. Uso parecchio questo messenger, quindi dovrei conoscere il logo corretto. Ops, ero sicuro fosse quello a sinistra. KFC e il suo logo, ti ricordi qual è? È il logo a sinistra, guarda le strisce sul grembiule. Righe larghe o sottili? Nel logo corretto ci sono righe sottili. Insomma, sono entrambi colorati e carini. Ho imbrogliato e ho cercato su Google il logo di Google. Nessun gioco di parole. Pronto a vedere come sei andato? Ecco qui. Se hai fatto da 0 a 13 punti, probabilmente non presti molta attenzione ai marchi. A te interessa solo che le cose siano funzionali. Se il tuo punteggio è compreso tra 14 e 26 punti, ogni tanto acquisti cose di marca, ma non fai molto caso ai loghi. Se hai realizzato da 27 a 39 punti, molto probabilmente i marchi e i loghi giocano un ruolo importante nella tua vita. Hai un occhio acuto e presti molta attenzione ai minimi dettagli.